Ciao a tutti e bentornati, sono Paola Reggiani e oggi ci dedicheremo insieme alla traduzione di una versione di latino. In particolare Sofia, che ringrazio molto per avermi fatto questa richiesta sfidante, mi ha domandato di lavorare insieme sulla versione intitolata La parabola di Milzia del vincitore della battaglia di Maratona, la versione che ha per incipite Milziades Ateniensis Cimonis filius clarus peritusque dux. In questo video leggeremo insieme tutta la versione, faremo un'analisi puntuale sia del periodo che logica e la tradurremo insieme. Se avete dubbi, perplessità, se ho lasciato scoperto qualche argomento, se non sono stata del tutto esaustiva o se parlando, dovessi aver fatto un qualche errore, non siate timidi, commentate qui sotto, sarò felice di vedere la vostra reattività. Bene. Propongo di iniziare. Milziades Ateniensis Cimonis filius clarus peritusque dux fuit. Allora, chi segue il mio canale sa che quando mi dedico alle traduzioni di latino consiglio sempre ai miei studenti di munirsi di tre colori per identificare le parti centrali del discorso sulle quali si basa proprio l'ordito della versione. Partiamo dunque dall'identificare i verbi. Fuit, dux. Perché? Perché è un predicato nominale, cioè il verbo essere insieme ad un nome oppure un aggettivo, in questo caso è il nome dux. E non solo, perché a dux sono legati due aggettivi, clarus peritusque, con questo que enclitico, da sciogliere come un et e da anteporre a peritus. Abbiamo poi il soggetto del verbo fuit al perfetto, il perfetto del verbo summa. Milziades, uno dei grandi eroi delle guerre persiane. Milziades però non va da solo, va insieme ad Ateniensis, è il suo aggettivo. E poi abbiamo un inciso, cioè un brevissimo pezzo di frase posto tra due virgole, in questo caso che ci specifica la persona di Milziade. E quindi ci viene detto che è Cimonis filius. Filius è apposizione di Milziades, mentre Cimonis è la sua specificazione. Traduciamo questa frase come, guardate che io improvviso, per le frasi che magari vi piacciono di meno, andate a ricercare un significato, insomma, più adeguato o differente nel vostro dizionario di latino. Io e lui siamo inseparabili. L'ateniese Milziade, figlio di Cimone, fu dux. Un comandante, una guida, fu un comandante, clarus, illustre, celebre. Per alcune parole vi do due significati, scegliete voi quello che preferite. Abbiamo detto illustre, celebre, famoso e peritus. Peritus vuol dire esperto. Proseguiamo. Cum Darius per Sarum Rex bellum suscepit, quia totam Greciam in servitutem redigere volebat, Milziades Ateniensium exercitui prefuit et in campo maratonio comparvis scopis ingentem per Sarum multitudinem profligavit. Un periodo piuttosto lungo, del quale è sicuramente indispensabile svolgere una rapida analisi. Consiglio sempre di partire dall'individuazione dei verbi per poi identificare le varie parti che compongono il periodo. Allora, verbi. Suscepit, redigere volebat, vi ricordo volere, potere, dovere sono tre verbi servili, quindi in questo caso non si tratta di un'infinitiva. Volebat regge semplicemente l'infinito del verbo. Poi, prefuit, profligavit, parto subito perché mi salta subito all'occhio, da quia fino a volebat. C'è una subordinata causale, quia quod quoniam più l'indicativo, ve lo ricordo. La principale è Milziades Ateniensium exercitui prefuit, perché cum Darius bellum suscepit invece è una temporale con l'indicativo. Et fino alla fine, vedete che c'è solo un verbo, è una coordinata. In questo caso la principale. Proviamo a identificare quindi i soggetti di questo lungo periodo. Darius, mentre bellum, suscepit bellum, è il suo complemento oggetto. E rex
Persarum è tutto un inciso riferito ad Arius, Rex è la sua apposizione, mentre Persarum è la specificazione di Rex, è proprio un genitivo plurale. Quia ci introduce la causale, volebat redigere chi aveva questo desiderio, è sempre Darius, che cosa totam greciam e in servitutem è retto da redigere, cioè voleva piegare in schiavitù, voleva sottomettere tutta la Grecia. Però alla traduzione ci pensiamo dopo. Prefuit, chi è il soggetto, chi compie questa azione? Milziades, che è il soggetto della nostra principale. Ateniensium exercitui, prefuit regge in questo caso il dativo con il significato di essere a capo di, sovrintendere, quindi ci segniamo il dativo retto dal verbo prefuit. It in campo maratonio, in campo maratonio vi faccio presente in più ablativo stato in luogo. Profligavit, complemento oggetto perché il nostro soggetto è sempre Milziades. Ingentem multitudinem, di che cosa? Persarum, genitivo, quindi complemento di specificazione riferito a multitudinem. Cum parvis scopis, cum più ablativo complemento da gente perché si tratta delle truppe. Siamo quindi pronti a questo punto a tradurre anche questo secondo lungo periodo. Quando Dario, re dei Persiani, diede avvio alla guerra, oppure iniziò la guerra, poiché voleva piegare in schiavitù tutta la Grecia, Milziade comandò l'esercito ateniese, oppure Milziade fu al comando dell'esercito ateniese, così siamo più letterali, e sconfisse un enorme numero, moltitudine, un enorme gruppo, un'enorme schiera dei Persiani, Persarum, comparvis scopis, con poche truppe, con truppe esigue, quindi numericamente inferiori. Itaque superbe Persarum copie meste in Asiam redierunt, et Grecia a Persarum servitute servata est. Come al nostro solito, tempi verbali, redierunt, vediamo che il tempo verbale che abbiamo trovato fino ad ora è quasi esclusivamente sempre il perfetto, redierunt, e poi servata est. Itaque è una congiunzione, significa così, allora cercate di memorizzarla così non perderete tempo a cercarla poi altre volte nel dizionario. Soggetto di redierunt, chi è che torna? In Asiam, in più accusativo, complemento di moto a luogo, e lo potete capire anche dal significato del verbo. Redio vuol dire tornare e quindi implica un movimento. Il soggetto di redierunt è superbe copie, di cui Persarum è la specificazione, e redierunt come meste, e meste è complemento predicativo del soggetto, perché è qualcosa di riferito al soggetto della frase. Grecia è soggetto di servata est. A Persarum, attenzione, non fate questo errore, non è un altro complemento, ma è a servitute Persarum, la costruzione giusta, perché sapete che la specificazione si caccia sempre in mezzo. Quindi, così le orgogliose truppe dei Persiani ritornarono, meste vuol dire tristi, afflitte, in Asia, e la Grecia fu salvata dalla
Schiavitù dei persiani. Dai che siamo già a metà dell'opera. Pugna maratonia omnibus temporibus celebrata est, quod numquam tam exigua hominum manus tanta ostium copias superavit. Mi fermo qui perché poi vedo che la frase successiva è piuttosto lunga. Verbi celebrata est, che ha per soggetto pugna maratonia. Omnibus temporibus invece è una notazione di tempo. Quod, ricordatevi, quod qui a quoniam più l'indicativo è una causale. Qui ci indica la causa per la quale la battaglia di Maratona è rimasta celebre nei secoli. Numquam è un avverbio, significa mai, un'altra di quelle parole che potete ricordarvi tranquillamente senza doverle sempre ricercare nel vocabolario. E questa causale si basa su un confronto strutturato attraverso l'ausilio di tam e tantas. Il verbo di questa causale è superavit, il cui soggetto è tam exigua manus di che cosa? La sua specificazione hominum. Superavit che cosa? Complemento oggetto. Tantas copias e la sua specificazione è ostium. Quindi, la battaglia di Maratona fu celebre omnibus temporibus, in tutte le epoche, in ogni tempo, poiché mai un così piccolo manipolo di uomini, un così esiguo gruppo di uomini, vinse, ebbe la meglio su tante truppe dei nemici, o così tante truppe di nemici. Quindi è proprio lo scarto numerico che ha reso la battaglia di Maratona così memorabile. Tum Milziades summis laudibus elatus est, sed Paulo post, ei obfuit invidia ateniensium, qui eum prodicionis accusaverunt quod insulam parum, quae per sarum classi auxilium prebuerat, expugnare non potuit. Verbi elatus est, obfuit, accusaverunt, prebuerat, expugnare e potuit. Sapete che non è un avverbio di negazione. I soggetti dei verbi sono, nel caso di elatus est, Milziades, summis laudibus al complemento di mezzo con cui lui viene elogiato, lodato. Paulo post è una notazione di tempo, poco dopo. Obfuit, chi è il soggetto? Invidia di chi? Specificazione ateniensium. E l'invidia a chi è rivolta? Isse aide, eius aius eius, ei, a, complemento di termine, a lui. Qui è riferito al termine che lo precede, ateniensium, e attenzione, qui fino ad accusaverunt è una relativa, mentre da quod fino a quod insulam parum expugnare non potuit è la causale, e c'è un'altra relativa da qui fino a prebuerat. Quindi eravamo arrivati al qui, un pronome relativo riferito agli ateniesi, qui soggetto, accusaverunt il verbo, e chi veniva accusato, complemento oggetto, eum, di che cosa? Di tradimento, prodizionis, prodizio prodizionis, della terza al caso genitivo. Quod, quindi poiché, non potuit expugnare che cosa? Insulam parum, insulam è apposizione di parum, che è il nome proprio di quest'isola, que, femminile singolare riferito a paro, che prebuerat, auxilium, complemento oggetto, classis della terza, questo è chiaramente il dativo, classi, specificazione di classi è per sarum. Proviamo a tradurre. Tum, quindi, allora, Milziade venne elogiato con grandi lodi, ma poco dopo l'invidia degli ateniesi
lo danneggiò, lo colpì, e quindi allora è meglio costruire, siccome poi abbiamo una relativa. Ma poco dopo lo colpì l'invidia degli ateniesi, i quali lo accusarono, lo è un complemento oggetto, è come dire accusarono lui di tradimento prodizionis, poiché non riuscì Potuit a espugnare, a vincere, a prendere l'isola di Paro che aveva offerto auxilium, aiuto, sostegno alla flotta, classis è la flotta, dei persiani. Ci avviciniamo alla fine. Nihilei profuit victorie contra persas memoria et magna pecunia multatus est. Verbi profuit multatus est. Allora, soggetto, dobbiamo andarlo a cercare proprio al centro della frase. Memoria di che cosa? Specificazione. Victorie contra persas è un complemento di relazione contro i persiani. Prosum regge il dativo, quindi questo ei a lui. E poi abbiamo nihil, che vuol dire nulla, niente, un avverbio. Quindi questa frase, magna pecunia, ablativo semplice, complemento di mezzo, il modo in cui viene sanzionato. Quindi, partendo dal soggetto, il ricordo della vittoria contro i persiani a lui non valse nulla, cioè a nulla, nulla gli valse, a nulla valse il ricordo della vittoria contro i persiani, e venne multato con un'ingente somma di denaro. Quia multam solvere non potuit, in vincula coniectus est, ubi pauper solusque diem obiit. Quindi assolutamente non un lieto fine. Quia multam solvere non potuit è la causale che ha come verbo potuit, solvere. Il soggetto è sempre milziades, multam è il complemento oggetto, non, lo ripeto, avverbio di negazione, e qui ci introduce la causale. In vincula coniectus est è il verbo e questo pezzo corrisponde alla principale. In vincula, da vinculum, un neutro plurale, significa in prigione, in questo caso più accusativo, perché il verbo conicio mi indica un'azione di movimento, quindi un moto a luogo, moto a luogo. Ubi significa dove, il verbo obe vuol dire morire, pauper solusque è un complemento, anzi sono due complementi predicativi del soggetto, perché ci dicono qualcosa del povero Milziade. Obire diem vuol dire proprio morire, quindi non serve che traduciamo letteralmente questo diem. La frase quindi finale della nostra versione dovrebbe essere questa: poiché non poté pagare la multa, fu gettato in carcere, fu portato in prigione, dove morì povero e solo. E con questa nota di spensieratezza io vi saluto, spero che questa versione insieme vi sia piaciuta, mi dispiace essere stata rapida. Se proprio per la mia rapidità dovessi aver saltato qualcosa o riferito qualcosa in modo sbagliato, fatemelo presente, lasciatemi tutte le domande del caso. Ancora un grazie a Sofia per questa bellissima versione.